fa una diretta su Instagram. Ti lascio il nome, bravo, faccio chiamare. Bravo, esatto, esatto. Ok, grazie. Eccoci, ci siamo. A meno che non sia una vendita interessante, che noi vogliamo fare. Sì, 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 sì. Facciamo un giro, facciamo un giro. Facciamo un giro, che noi siamo super nella nostra sede di Monaco. Questo è l'ingresso. Adesso vi faccio vedere. Eccoci qui. We are live. Questa è la nostra vetrina espositiva. Abbiamo Mr. Spoon, che è il grande erede di tutta la cultura street e di cucchiai giganti. Adesso vi farò vedere. Poi ci sono grandi scultori. Adesso c'è un po' di riflesso, però grandi artisti contemporanei. Mr. Brainwash, il bacio tra Madonna e Britney Spears. Questa è un'opera straordinaria. Il grande Thor, che insomma domina. Certo. Insomma. Dunque, la Galleria d'Arte e tre canali televisivi, che è la Lux TV, la Art TV Live e la Museum TV. Sì, un canale di gruppo francese. Ok, parlaci un po' di questi tre canali. Beh, noi abbiamo una piattaforma televisiva che si occupa di arte e lusso, diciamo al di là poi della classica televendita, diciamo il core business è l'arte, quindi proponiamo arte, investimenti in arte. A livello internazionale, in lingua italiana e non. Per l'Italia abbiamo un canale Sky 24 ore al giorno, per il Principato di Monaco abbiamo un canale Cable TV, un canale quindi nazionale qui su Monaco, che è l'unico canale arte e lusso del Principato, e per a livello internazionale abbiamo un canale che è Lux TV, che si occupa di produzione luxury e si occupa anche di arte. Questa è la voce di arte del lusso e della televisione in Monaco, questi siamo noi. Ah, e quindi ecco, attraverso i nostri canali proponiamo le grandi opere, i grandi artisti della cultura contemporanea, come in questo caso Simone Dauria ha detto Mr. Spoon, che è in onda con noi, insieme ad altri, che è diciamo, l'artista che ha creato quei cucchiai giganti, che hai visto prima, okay, con le opere che è lui, che è in onda con noi, ci sta seguendo, che salutiamo, e proponiamo i grandi investimenti e alterniamo le proposte di investimento in arte a tutta quella che è la programmazione nel mondo dell'Axery. Quindi facciamo vedere e scoprire i posti più belli del mondo, i posti più esclusivi, i grandi resorti, i grandi campi da golf, i grandi ristoranti, le pizzerie di Saint-Tropez. Questi artisti che esponi, li scegli tu? Come li trovi? Sì. Faccio una cernita a livello internazionale. Beh, ormai diciamo che da oltre 30 anni mi occupo di arte, quindi scelgo io personalmente, seguo il mercato, le tendenze a livello mondiale, internazionale, quindi si valutano, cerchiamo di avere gli artisti più accattivanti. Molti già ci conoscono perché ci vedono, qualcun altro ci conosce perché li contattiamo. Li facciamo venire qua, francamente preferisco farli venire, gli faccio vedere chi siamo, cosa facciamo e come lavoriamo. Ci sono i nostri amici da Abu Dhabi anche che ci seguono, Evon Sport. Abbiamo una partnership anche con loro nell'ambito del mercato degli Emirates, che è un mercato che risponde molto bene anche a livello di supercar, perché poi anche diciamo, l'arte, l'orologeria, le grandi auto, quelle esclusive fatte su misura, numerate, fanno parte insomma delle scelte di una... Certo, il mercato italiano è un mercato che ha grandi collezionisti, ha un grande numero di grandi collezionisti il mercato francese anche, il mercato di Monaco e anche il mercato arabo. Diciamo che oggi l'arte il mercato dell'arte è attenzionato da tanti e diversa clientela, un po' di tutto il mondo. Però c'è una realtà, c'è una fascia di clientela di mercato che comunque ha disponibilità indipendentemente dalla nazionalità. Allora dimmi, l'opera più costosa e la più economica che c'hai dentro sta galleria? Beh, abbiamo opere anche da 2.000 euro e abbiamo opere anche da, non so, qui mezzo milione. Ecco. Abbiamo anche le grandi Kelly, Vedo un po' male, non so grandi se... Kelly originale. No, aspetta, adesso ve la mostro meglio. Eccola. Perché credo di avere, insomma, non so, sei col wifi. Ah, figo. Sì. Questa è una Kelly degli anni 40. Pensa te. Quanto costa, voglio sapere? Beh, allora, questa è un'opera, è una borsa che abbiamo messo originale del 47, una delle prime realizzate. L'abbiamo in offerta weekend a 19,9. È una media a prezzo di 25-28 mila euro. Una Kelly, beh, poi su Scampole. Il mercato del... Anzi, il coronavirus ne hai risentito, giusto? Hai tenuto la galleria chiusa?
Beh, sì, noi abbiamo tenuto, qui siamo stati obbligati a chiudere come tutti, però sì, i canali televisivi hanno continuato il loro iter, il loro percorso. Infatti, certo, ti sei comunque tenuto sulla cresta dell'onda. La televisiva è quella che ha funzionato molto dal punto di vista della programmazione, dal punto di vista anche della vendita, perché comunque le televendite, tra virgolette, andavano in onda, quindi la gente da casa ci seguiva, ci chiamava, interveniva, poi parlavamo, dialogavamo, quindi si è creato questo rapporto anche con molti clienti, perché essendo a casa si è creato anche un rapporto in maniera approfondita. Abbiamo usato molto, abbiamo creato una trasmissione anche noi, tutti i giorni alle ore 16, una trasmissione però culturale, abbiamo invitato realtà e gruppi internazionali nell'ambito del real estate, quindi non solo arte, grandi interventi, Vittorio Sgarbi dall'Italia, i nostri partner dei musei, una serie di insomma appuntamenti che al di là dell'arte hanno coinvolto diversi settori. Questa passione per l'arte, per la street art, come ti è nata? Beh, anni fa abbiamo, diciamo, importato in Italia il concetto americano della street. L'abbiamo fatto durante una mostra a Palazzo Reale Milano con Vittorio Sgarbi e poi questo gruppo di street art l'abbiamo presentato in televisione all'epoca quando lavoravo a Telemarket e li abbiamo portati poi nei musei americani e sudamericani. E poi da lì, sono nel 2007-2008, è stato diciamo un exploit notevole, poi da lì è nato anche il boom in Italia, quello della street art, quello degli artisti americani, che poi è quello che oggi domina poi il mercato, Alec Monopoli, Brainwash, tutti i grandi nomi che abbiamo e che comunque Bansky, l'artista no, ormai che nessuno conosce, che trattiamo e che comunque vendiamo. E quindi questo ha portato ad uno sdoganamento di un'arte stradale, di un linguaggio anche per i giovani, non più i grandi classici, ma un'arte che tutti riescono a comprendere perché fa parte del linguaggio della strada. Devo dire che oggi c'è anche un ritorno ai grandi classici, cioè, infatti abbiamo artisti che riescono a mescolare la grandezza dei classici all'arte stradale, quindi alla street art, come il caso di un artista italiano molto famoso che si chiama Marco Battaglini, che realizza quadri di cultura neoclassica in ambienti stradali, tutti personalizzati, graffittati, quindi è cosa. Beh, certo, riunire i due mondi, no? Grandi contaminazioni, insomma. Ecco, quindi, perché c'è un po' il ritorno, poi il classico, quindi il classico non tramonta mai. Può essere a volte dimenticato, certo, superato, ma ecco, rimane difficile. Quali sono le opere più vendute oggi? Artisti comunque internazionali che sono conosciuti e riconosciuti anche in America, in Inghilterra, che hanno una circolarità, ecco. E quindi questi artisti che puoi trovare in Francia, che puoi trovare a Londra, che puoi trovare a New York, che puoi trovare un po' dappertutto. Questi sono artisti che oggi, nell'ambito della street art, possono essere Alec Monopoli, l'artista che vi ho detto prima, Marco Battaglini, Kuman. Cioè ci sono artisti che oggi hanno una riconoscibilità a livello internazionale. Ecco, quelli che riescono ad emergere sono quelli che appunto riescono ad avere maggiore visibilità, o comunque riescono ad essere percepiti da un pubblico più ampio. Quindi magari su gallerie. Che devono fare per farlo? Perché non è semplice, oggi molto è legato al marketing, molto è legato a rapporti. Cioè oggi se entri nella collezione Zuckerberg è ovvio che diventi, anche se non sei nessuno, in 24 ore, uno degli artisti più importanti. Quindi il fattore economico aiuta. Assolutamente. Relazioni, marketing e, come dire, conoscenze oggi è, diciamo, sono la base della comunicazione e dell'arte. Hai aperto qualche galleria anche in Italia? O solo Monaco? Sì, noi avevamo la nostra sede prima, quando eravamo in Italia, e poi dall'Italia ci siamo spostati dalla nostra galleria di Desenzano del Garda e ci siamo spostati qui a Monaco. Bello, Desenzano. Come mai questa scelta? Beh, perché abbiamo ampliato i canali a livello internazionale. Prima avevamo solo un canale Sky italiano, io volevo ampliare i canali a livello internazionale, quindi abbiamo aperto queste, diciamo, succursali in lingua inglese e lingua francese, in più un altro canale governativo su Monaco, e quindi abbiamo avuto 4 canali, ma ci siamo dovuti spostare per mettersi su piazza, diciamo, internazionale, dove siamo stati in grado di, insomma, far confluire anche altre realtà televisive. Beh, diciamo che in Italia comunque lo sviluppo è un po' più lento, no? Rispetto a una città. Sì, ma diciamo che fai fatica da creare un hub internazionale. Qui su Monaco hanno sposato il nostro progetto di espansione a livello televisivo, di comunicazione,
e quindi siamo stati in grado di ampliare la diffusione. Per avere a che fare con l'arte, per fare un critico, per comunque vendere dei quadri, devi avere comunque una certa conoscenza nel settore, devi esserne veramente, aver studiato all'università dell'arte. Sì, sicuramente studiare aiuta per avere una cultura globale, ma non basta. Poi bisogna farsi l'occhio, perché devi capire oggi come si muove il mercato, quali sono le tendenze, quali sono i trend, quali sono gli artisti che si impongono, quali sono gli artisti che vengono scelti dai grandi player internazionali, e cercare di seguire, ovviamente capire questo movimento. Quindi, indipendentemente dallo studio di base che serve per dare una cultura globale, ok, e comunque avere dei riferimenti e capire perché un soggetto, perché un riferimento, bisogna conoscere il mercato attuale e documentarsi su quelle che sono le tematiche e gli argomenti affrontati oggi dai grandi player internazionali. E hai altre passioni oltre a questo amore che hai per l'arte? Beh sì, l'arte, il collezionismo, quello che è, beh, la grande orologeria, come dicevo, che insomma è un altro mondo fatto d'arte, fatto di, insomma, di grandi passioni e ricerche, perché anche nell'ambito dell'alta orologeria parliamo di, diciamo, di una creazione artistica. Hai anche orologi antichi? D'epoca no, abbiamo però grandi maison di nicchia, tutti fatti a mano, con grandi complicazioni. Diciamo sono realtà che escono un po' dal classico mercato che conosciamo come Rolex, come Patek o come Audemars Piguet, ma sono realtà che si concentrano su qualità e sulla proprio la vera essenza dell'orologeria, che può essere, ad esempio, sono orologi che vedi tutti fatti a mano, pezzo per pezzo. No, io ho una passione per gli orologi che non ti dico, però l'arte è cambiata moltissimo, insomma conosciamo diversi periodi artistici, uno più diverso dall'altro. L'arte contemporanea sta arrivando a un altro tipo di arte? Ne sta nascendo un altro o siamo ancora su arte contemporanea generica? No, beh, l'arte contemporanea è oggi... Sì, sono le grandi opere mascherate. No, oggi l'arte è contemporanea, è diverso. Perché oggi l'arte è contemporanea? Perché riflette la natura e la situazione del nostro tempo. Questa è una scultura di un grande artista del passato, ma attualizzata, con la mascherina. Forse ci sarà un'arte futuribile, non lo sappiamo, ma e questo lo scopriremo vivendo, insomma, cercando di capire che cosa accadrà. Però è vero che oggi l'arte è contemporanea, per essere contemporanea deve riflettere i nostri giorni. Questo è un artista che ovviamente riflette la nostra situazione, la situazione globale, il virus, la mascherina, e quindi ha creato un nuovo stile. Ecco, anche il Covid ha creato cosiddetta Covid art, potremmo dire, cioè un'espressione che è nata dalla quarantena. Esatto, un'espressione che è nata dalla quarantena, e quindi molti artisti che hanno creato, ecco, ad esempio questo è un altro grandissimo artista che è sempre Mr. Spoon, Hope, speranza, quindi il concetto del cucchiaio, la speranza, quindi la possibilità di ripartire, di rinascere, diciamo, sono sempre tutti messaggi legati al nostro tempo, perché invece... Certo, l'opera che invece ami di più, la tua preferita, qual è? Diciamo che ce ne sono tante. Diciamo che a seconda poi della zona, dell'ambiente, ne sceglierei una, c'è Alec Monopoli per quanto riguarda il grande lavoro con la bandiera inglese, c'è un'altra opera. Perché adesso ti vedo molto bene, quindi se me li mostri... Allora, questo praticamente è un piatto blu, quello che vedo io, no? Questo sì, è un'opera in vetro di Murano, sì. Questa ok, vabbè, il vetro di Murano, certo. Sì, questo è un lavoro fatto a mano di un artista francese molto brava. E qui ecco, ad esempio, sembra di essere quasi mare, che c'è questo effetto ottico. Il blu è stupendo, è un colore veramente... Sì, è un colore che abbiamo scelto, perché è unico nella sua punta di blu e soprattutto nella dimensione, perché è stato realizzato appositamente per noi. E ha questo effetto incredibile di acqua, di mare. Sembra quasi morto. Poi ci sono grandi che provo... mi sembra... Vai, fammi vedere. Dimmi, un'opera che questa è una bicina, è un'opera dello scultore Simone Dauria, okay, che è sempre Mr. Spoon, esposta tra l'altro nel grande hotel di Firenze della famiglia Ferragamo. Diciamo che sono diverse, poi a seconda del... molto interessante anche il lavoro di Marco Battaglini, appunto questa unione tra antico e moderno.
No, questo è bellissimo, Madonna. È un po' a rilievo, no? È un po'... no. Poi abbiamo un artista greco. Questi sono solo punti di colore. Sono piccoli punti, vi faccio vedere, ecco. Da vicino sono solo pallini colorati, vedi? Sembra il make-up. Le brava, cose delle donne esatto. Che... le... Sì, esatto. Il concetto è molto simile. Poi tu ti allontani e viene fuori il soggetto, vedi? Bellissimo, certo. E come anche la Lisa, beh, poi abbiamo quest'altra grande scultura, installazione sempre di Simone D'Auria, che è stata esposta sempre a Firenze per questa grande mostra. Insomma, diciamo che abbiamo cercato di scegliere artisti che oggi hanno già un posizionamento, un riconoscimento. E ogni quanto comprate opere nuove, nel senso, ogni quanto vi rinnovate, ogni volta che rivendete una, ne comprate un'altra o... No, quotidianamente arrivano artisti, quotidianamente arrivano opere. Adesso abbiamo un'opera bellissima di una grande fotografa internazionale, molto famosa, che si chiama Rei Cagnari, che è questa. Oddio, questa è una maternità. No, è stupenda. Beh, vabbè, stupenda. Questa è una bellissima fotografa a livello internazionale, quindi, ecco, e riprende i soggetti antichi, delle Madonne, le Madonne in preghiera, le maternità, e li attualizza, li rende contemporanei proprio perché mette le sue modelle che sono un po' tatuate, però è molto molto interessante. Da che ora siete aperti lì in galleria? No, questa sera fino a mezzanotte. Ah, mazza, beh sì, perché poi noi siamo nella prestigiosissima sede del Fairmont Hotel, quindi siamo sulla Lairpin, sulla curva del Gran Premio. E lì passa il Gran Premio, passa qui. Sì. Quindi le artiste contemporanee donne, se ne ha in galleria e... Eccola! Ok, grazie. Ah, era lei e l'unica donna che avete? No, lei è una e l'altra è Rei Cagnari, la fotografa che ti ho mostrato poco fa. Loro due. La foto, la paternità, quella è un'artista donna. Questa è un'artista donna bravissima e la fotografa è un'artista donna anche bravissima. Ottimo, poi abbiamo Gerardine Moren, un'altra artista bravissima che fa queste capsule un po' particolari. Ok? Queste che sono conosciute. Ma Saint-Tropez ne avrei visto un sacco perché sono artisti molto conosciuti. E si usano, cioè sono come si mettono sul tavolo così? Non pure. Hanno una... Sì, le metti sul tavolo, le metti dove vuoi, le metti così, okay. Sul tavolo, sul morto, le metti a terra. Ecco, però diciamo che queste sono due grandi artiste, tre grandi artiste donne. Quindi insomma le donne si fanno sentire anche in quel dell'arte, non solo gli uomini, ecco. Sì, assolutamente. Stanno prendendo una grande fetta di mercato. Va bene, allora Gianluca, io ti ringrazio tantissimo, soprattutto per averci mostrato questo gioiello che è la tua gioielleria, ecco, chiamiamola così. grazie mille, Gianluca. Ciao, 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 grazie, ciao.